È una busta pesante quella con un verdetto altrettanto pesante, quella del campo 1 del Mediterraneo, delle ore 19, popcorn Porcellona. I Porcellona possono essere la prima semifinalista di questa Champions League, ufficialmente devono però battere i popcorn che sono state la squadra che più l'ha insidiata in tutto il torneo. Allora buonasera, subito il gol dei popcorn che svegliano la partita con capitan Davide Sgroi dopo appena 10 secondi e neanche il tempo di dire che in telecronaca c'era Riccardo Valdarella e Andrea Barraco. Deve mettere in mezzo per Luca Audino che perde il tempo, poi calcia lo stesso, Russo rimpalla, lancia di fatto Perricone che deve mettere il tubo sulla faccia. Perricone! Partiti subito a raffica popcorn, una partenza così non si vedeva dal 99. Gabriele Audino è largo, prova a puntare il Russo, si accenda Gabriele Audino, mette in mezzo per Paride Bono che ha provato il colpo di tacco, Casamirra non si lascia invaghire, ancora Gabriele Audino chiuso da Casamirra, si difendono con le unghie e con i denti i popcorn. Una castagna sul piede. Eh sì, visto che siamo a novembre, anzi non siamo più a novembre, però vediamo se funziona lo stesso. La castagna non riesce a insaccarsi dentro la calda rossa a questo punto. Difesa da Casamirra che comunque c'era sul palo. Calda rossa, bravo. Fallo di mano di palla, è quanto una casa che Lucia non segnala, incredibile. Ancora Caldera, lancia la Costa, 3 contro 1. Cosa può calciare? Costa! Illusione ottica del gol, abbiamo risultato anche noi. Luca Audino la ruba, intercetta questo passaggio, ancora Gabriele Audino, partita che non finisce mai, metto per Paride Bono, al limite dell'area, Bono indietro per Luca Audino, Casamirra, la disinnesca, non è finita, Gabriele Audino prova, in mezzo, Bono, tunnel la Costa e finalmente i Porcellona riescono a pareggiare questa partita con Paride Bono, l'uomo che ci ha creduto di più. C'è Paride Bono. Caldarella quindi in rimessa laterale, vedi un momento di Costa, lo serve, è troppo libero, Gabriele Audino gli lascia troppa libertà, in mezzo per Sgroi! Che ispirazione oggi Sgroi, sta davvero mettendo a ferro e fuoco, a repentaglio la difesa avversaria. Occhio a Caldarella, anticipa Paride Bono, calcia Caldarella, la deviazione decisiva di Luca Audino che mette in corner, spingono adesso di nuovo i popcorn. Figlia Caldarella, può andare al tiro, invece va in mezzo per Giorlando, a primo pallone toccato, se ne dimentica allora Sgroi, recupera il pallone, sventaglia ancora Russo che libera quindi il suo tunnel di Gabriele Audino a Caldarella, attacco ancora, libera Gabriele Audino in mezzo per Giorlando, stop a calcia, ma non trova la porta, a essi Porcellona fanno il gioco ai popcorn delle ripartenze. No, Giorlando prestato a Russo, si è fatto male Giorlando, a recuperare Aurelio Russo lateralmente, deve metterlo in mezzo, non si inserisce nessuno, Russo va da solo e va in porta per il vantaggio, di nuovo il vantaggio dei popcorn con Aurelio Russo, uno dei pochi che aveva segnato di meno in questi popcorn, realizza il gol momentaneamente più importante della stagione dei popcorn. Frangipane allora va da solo, supera Sgroi, calcia Frangipane, muraglia dei popcorn che funziona ancora, Russo l'allunga ancora per fare del Bono, non è finita l'azione dei Porcellona, la recupera Perricone, adesso tutto per tutto con Giorlando, Perricone contro il portiere, Perricone se l'è mangiato, poi va ancora Perricone, calcia ed è 3-1 dei popcorn, Vale se la prende con Perricone perché di fatto gli ha parato il gol e Perricone però si è fatto perdonare facendo il gol del 3-1 che mette i popcorn sul più 2. Perricone, palla Greper, Vale tutto solo, soletto dall'altro lato, Vale può andare al tiro, lo prova invece, va in mezzo per Perricone, errore non da Perricone, porta sguarnita per mettere dentro il 4-1, se l'è divorato. Vabbè, la chiusura di Frangipane, prova a ripartire adesso Porcellona con i popcorn leggermente sbilanciati che hanno subito recuperato però, e infatti isolano Gabriele Audino e isola anche questo primo tempo Lucia con il duplice fischio, 3-1 per i popcorn che momentaneamente hanno fatto la partita della vita. Non è finita ancora Valle, può calciare, lo prova Valle, un buon tiro che però non trova la porta, adesso si è messo in porta Alessio Giorlando per dare anche un ricambio ai suoi che però adesso si fanno gol da solo con Luca Audino che mette dentro la sua stessa porta e Costa è tutta come se lui stesso avesse fatto il gol ed è 4-1 del popcorn. Terry Cristallo, come al solito Caldarella punta Giuliano Giorlando, non ci riesce. Allora Gabriele Audino supera e filtra sul Russo, calcia Gabriele Audino, Casamirra a chiudere tutto, è sotto con Gabriele Audino, indietro per Gabriele Giorlando, ancora finto un tiro Gabriele Giorlando, adesso vediamo se lo prova, invece no, va da Frangipane che va in mezzo, la recupera Caldarella che da solo contro il portiere per il 5-1, Caldarella prova il tiro, supera Alessio Giorlando, troppa facilità, troppa sufficienza e anche qui Costa poteva mettere dentro il gol del 5-1, chissà che questo non costi davvero tanto.
Frangipane. Scodellato, apertura per Pari De Bono. Che calcia! La prende male Pari De Bono, si è visto proprio. E non c'è arrivato fuori neanche Gabriolino di tanto così. Gabriele Giorrando può andare in mezzo, c'è Pari De Bono, anche lui abbastanza sufficiente, era un gol che pesava, era una palla che pesava tanto questo, perché poteva riprendere una partita con abbastanza sufficienza. Ancora Valle, supera Gabriele Giorrando, ancora Gabriele Audino, difende su Valle senza fare fallo, Gabriele Audino si riesce per il suo, può calciare Audino, una bomba che si stava insaccando sotto le spalle di, dietro le spalle di Casamira, sarebbe stato un gol pazzesco. Betaland che pezzo di primi. Gabriele Audino anticipa il passaggio per Icone, ancora Gabriele Audino in mezzo per Pari De Bono che mette in mezzo per Gabriele Giorrando, questa non la possono sbagliare Porcellona, e allora riaperta la partita anche se siamo sul 4-2. Giorrando che sia l'inizio di una rimonta, occhio a Pericone, la mette forse giù, no, mette Pericone un pallonetto, non supera Alessio Giorrando. Oggi Pari De Bono non riesce a capire l'intenzione dei suoi compagni, più volte si è trovato davanti la porta. Qui Costa, accelerazione laterale, Costa può calciare, Costa non si ferma più, Tancredi Costa ha fatto tutto da solo, oggi è scatenato Tancredi Costa di uovo sul più 3 popcorn, 5-2, e chi lo ferma Costa quando è così? Allora, in una partita che sembrava riaperta invece non lo è più, Gabriele Giorno lo prova, Casamira chiude le gambe, ripartenza di popcorn che vogliono mettere il punto esclamativo, ancora Pericone, allarga per Caldarella, a memoria di prima, Caldarella può calciare, finta, può calciare ancora, Caldarella sotto l'incrocio, 6-2 su più 4 popcorn che adesso dilagano e fanno festa, si aggiunge al party anche Federico Caldarella. Mezzo, calcia Frangipane, Casamira di puri istinto riflesso. Ancora una palla in mezzo. Ripartenza di Costa, adesso si distendono bene i popcorn. Cosa serve il Caldarella? Può calciare Caldarella, defilato! Giorrando non può far nulla! E Caldarella non si stanca mai, quando inizia a segnare Caldarella non lo ferma più nessuno. È un po' come Tancredi. Intanto Caldarella prenota le finali della sua squadra. Andare da Luca Audino, ancora Audino non riesce a far filtrare questo pallone per il numero 28, se non può arresi Porcellona, ed è giusto così perché il risultato lo consente. Ancora Costa per Sgroi, non si ferma mai Costa, non si ferma mai Sgroi, non si fermano mai popcorn, 8-2, mai stanchi, mai domi, soprattutto Tancredi Costa sembra averne ancora per fare 4-5 partite davvero ad altissimi livelli. Costa, Giorlando la prende col petto, petto perché è attaccata dal corpo, petto, non, petto. Può, non può fischiare fallo qui. Luca Audino prova a filtrare per Frangipane, ancora il tiro del Russo da casa sua, Aurelio Russo, un altro che non si stanca mai e quando ci prende gusto è davvero davvero letale, da casa sua ha visto Alessio Giorlando fuori, a questo punto la partita può anche finire.